campo profughi della provincia di Habs, nel governatorato di Aja, nord-ovest dello Yemen. Due donne cucinano un po' di farina impastata e foglie cotte. È il pasto che questa famiglia può permettersi in un paese in guerra da più di 3 anni, nel disinteresse del mondo. Non abbiamo un riparo, non abbiamo nulla, non abbiamo nemmeno l'acqua. I nostri bambini sono malati, denuncia Hamoud. Questa gente fa la fame, la situazione è disperata. Abbiamo 25 casi di malnutrizione a settimana, 60 in media al mese, racconta la responsabile del punto salute locale. La capacità di questo centro sanitario è limitata. Chiediamo alle ONG e agli enti di beneficenza di aiutarci. Questa provincia e l'intero Yemen sono a rischio carestia. Sono immagini scioccanti. Questo bambino, difficile stabilire l'età, è pelle e ossa. È una vergogna pensare invece che tra i nostri molti sono obesi. Dopo la morte il 2 novembre scorso di Amal, la bambina simbolo della guerra dimenticata, la cui storia era stata raccontata dalla New York Times, ci fu un'indignazione generale, purtroppo però solo a parole. Secondo l'UNICEF, infatti, ogni 10 minuti un bambino yemenita continua a morire per le conseguenze della sanguinosa guerra per procura tra Arabia Saudita e Iran e i rispettivi alleati, anche occidentali. La ragione è molto semplice. Arabia Saudita ed Emirati Arabi, sponsor del governo yemenita contro i ribelli sciiti Houthi, sono tra i principali acquirenti di armi da tutte le maggiori potenze della terra, Italia compresa.